E qui vi faccio vedere invece una notizia recentissima del Censis che ci dice come in Italia c'è stata una frana del ceto medio. Certo, i VIP non corrono questi problemi e in Svizzera approfittano di una legislazione che consente di pagare le tasse a forfè, cioè di non pagarle praticamente. È in base a questa legge che la rockstar francese Johnny Hallyday, residente nel comune di Gstaad, sulle Alpi Bernesi, paga poco più di mezzo milione di euro di tasse, a fronte di guadagni stimati sui 5 milioni. O che il signor Ikea, l'86enne Ingvar Kamprad, ha trovato il suo paradiso fiscale a Eipalingé, il comune svizzero dove paga solo 150.000 euro di tasse all'anno, con una fortuna stimata di 35 miliardi di franchi svizzeri.